oltre 100.000 confezioni di materiale esplodente, del peso complessivo di circa 4 tonnellate, sono state sequestrate alla periferia di Guidone Montecelio dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le indagini sono partite dalla zona della città dell'area dove le fiamme gialle della compagnia di Tivoli stavano, da tempo, scandagliando il mercato abusivo dei botti. Tra le varie figure sotto analisi era emersa quella di un ambulante italiano, i cui movimenti, particolarmente accorti e sempre diversificati, ne lasciavano intendere un ruolo particolarmente operoso nel settore. La conferma di tale tenuto attivismo è arrivata all'esito di un complesso pedinamento, allorquando i militari hanno individuato all'interno di alcuni locali, utilizzati anche come civile abitazione, centinaia di scatoloni sia di materiale pirico, etichettato come IVV categoria del TULPS, che di artifici artigianali clandestini, sprovvisti di qualsiasi indicazione relativa sia alla tipologia che all'origine. L'enorme quantitativo rinvenuto, abbinato alle indicibili modalità di custodia e dalle superficiali condizioni dei locali, ubicati nei pressi del centro abitato, avrebbe potuto provocare un danno incalcolabile ai molti residenti della zona, esposti al serio rischio di una deflagrazione accidentale difficilmente controllabile. Il proprietario dei locali, un cittadino italiano, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per i reati di fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti, omessa denuncia di materiale esplodente e per altre violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Non appena disposta dall'autorità giudiziaria, la distruzione del materiale sequestrato, dal valore commerciale pari a 1 milione d'euro, sarà eseguita dagli artificieri dell'esercito. L'operazione si inquadra nell'ambito dei dispositivi di contrasto alla detenzione e alla vendita illegale di materiale esplodente, predisposti dal Comando Provinciale di Roma in occasione delle imminenti festività e diretti a salvaguardare la popolazione sia dall'uso improprio dei fuochi leciti di fine anno che dai danni collaterali dell'impiego di quelli completamente illegali.